Conviviarte, Linda e Roberta, siamo di nuovo tornate. Eccoci, eccoci qua ragazzi. Dopo qualche puntata. Intanto vi ringraziamo per le grandi condivisioni, insomma, sì, i riscontri per le prime grazie. Due puntate diffuse sul web. Conviviarte è una rubrica che tratta di arte che convive con la realtà e la quotidianità. Insomma, cerchiamo di chiacchierare in modo tale che tutti possano comprendere e capirne esatto. un po' di più di tante opere abbastanza famose. Esatto, avvicinarsi, incuriosirsi. Esatto, quindi così. Oggi andiamo a curiosare in un'opera abbastanza famosa, due protagonisti abbastanza famosi, e fra pochissimo vi diremo chi sono. Linda e Roberta, eccoci qua. Oggi eccoci. Qual è l'opera che vogliamo appunto un po' più chiacchierare, per svelare qualche curiosità e particolarità in più? Allora, sono due grandi protagonisti dell'Italia rinascimentale e sono Battista Sforza e Federico da Montefeltro, quindi il doppio ritratto dei duchi di Urbino. E noi ce l'abbiamo qua insieme, oggi ci fanno compagnia in modo tale esatto. che così ci rendiamo un po' conto anche noi che cos'è che esatto. vi commentiamo. Conversiamo un po' con loro, chiacchieriamo. Allora, lei intanto chi è? Battista Sforza, una gran bella donna, 27 anni. Probabilmente questo quadro in realtà è stato fatto quando lei ormai era già deceduta, probabilmente morta di parto intorno al 1472. Infatti questo quadro qua è datato più o meno tra il 1465 e il 1472. Probabilmente quindi è stato fatto in memoria di questa moglie da parte appunto di Federico. Ma il più famoso fra i due chi è? È proprio lui. È proprio lui, il grande Fede. Federico da Montefeltro. Il Fedez del passato, di Urbino. E intanto l'artista è Piero della Francesca, grande amico di Federico e ricordiamoci, Federico era un grande mecenate, uno dei più grandi del Rinascimento italiano, però era anche un grande guerrafondaio, un grande militare, ed è per questo motivo che si fece mozzare un pezzettino di naso, per un motivo ben preciso. Esatto, che alla fine tutti un po' vogliamo rifarcelo questo naso, no? Nel 2018, anzi, fateci sapere se magari voi avete qualche operazione fatta, qualche chirurgia estetica che avete fatto per necessità o soltanto per piacere. In questo caso il nostro Federico si è fatto mozzare il naso, come diceva Roberta, per un motivo preciso e anche abbastanza utile, dai, diciamoci sì, la verità. Diciamo che allora perse un occhio durante i giochi, una giostra. Cioè era il combattimento uno contro uno e perse l'occhio destro. Per questo motivo anche si fece sempre ritrarre dalla parte appunto di sinistra, di profilo. Quella che molti odiano, perché dai, diciamoci anche lì, la verità, molti si fanno magari, non so, il selfie, il primo sì. piano, si aggiustano i capelli, il trucco e la luce giusta, però il profilo, anzi, c'è chi ha il profilo migliore esatto. e quindi sceglie sempre quello. In questo caso il suo era il sinistro, direi sì, giusto, sempre il sinistro. E il problema quindi appunto era coprire l'occhio e si fece mozzare un pezzo di naso per fare in modo di riuscire a guardare tutto intorno, doveva tenere sotto controllo ogni tipo di situazione. Era molto furbo, molto astuto. Mica come i pesci che invece ce l'hanno uno da una parte e uno dall'altra e guardano sempre. È finita lì. E devono muovere un po' più la testa. Esatto. Vabbè, un paragone un po' banalotto, ma ci sta. Ci stava. Anche perché alla fin fine queste chiacchierate servono proprio per tirare fuori un po' di, diciamo, di quella chiacchiera da bar che un po' tutti esatto. vogliamo fare alla fine, qualche pettegolezzo. Quindi io direi che facciamo un po' il punto in questi pochi secondi rimasti. Ma io direi che, vabbè, come ho detto, il buon Federico era un grande condottiero, un grande mecenate, era anche un grande donaiolo. La Battista Sforza era sua moglie già di seconde nozze, e però lui ebbe un sacco, tantissimi figli illegittimi. Ecco. Tutti riconosciuti però, insomma, c'è da dire, era un gentiluomo almeno in quello. La storia e anche l'arte in questo caso ci insegna che ovviamente non solo tutto il mondo e il paese, ma
tutte le persone sono veramente ovunque, in qualsiasi secolo noi apparteniamo, ci sono sempre più o meno gli stessi stili di uomini e di persone. Ma non vogliamo avere, diciamo, questo scoraggiaggio, cioè non vogliamo scoraggiarci. Nessun tipo di astio contro questi tipi di uomini. Assolutamente, anzi fateci sapere la vostra, se vi è piaciuta la puntata, il dipinto, il chiacchierare di questa coppia abbastanza alla moda per i tempi. Assolutamente. E se appunto voi avete qualche cosa che vi siete rifatti, oppure quale tipo di fotografia volete, cioè esatto, cosa selfie, preferite, il frontale, il profilo, vabbè, sì, tu ce l'hai un profilo migliore? No, lo sto ancora cercando. Perfetto, la prossima volta magari ve lo diremo. Ciao a ciao. Tutti.